Oggi inauguriamo il primo piano dell'ala nord, ovvero la parte delle collezioni del complesso monumentale della Pilotta dedicata alla pittura del 6 e del 700. È una giornata per noi importante, poiché trattasi più o meno di 1000 metri quadri di superficie espositiva che sono stati profondamente riqualificati e riallestiti con il restauro di alcune opere fondamentali, il riposizionamento di alcune cornici attorno ad alcune altre opere fondamentali e una riconcezione dello spazio che fosse rispettosa al contempo dell'allestimento di Guido Canali, allestimento magistrale passato in qualche modo alla storia del complesso monumentale e di alcune opere che necessitavano di maggiore respiro. Simbolo di questa operazione è senz'altro il ciclo dei 12 Apostoli di Murillo che si trova alle mie spalle, che è ignoto al pubblico e in qualche modo anche sottostimato dalla critica, poiché si trovava rinchiuso dentro alcuni depositi e che è stato invece per l'occasione riallestito, riassemblato e in alcuni casi anche restaurato. Abbiamo restaurato quattro delle opere grazie a un prestito per una monografica di Murillo in Spagna. Questo insieme, che è unico nel suo genere e un tassello importantissimo della pittura seicentesca spagnola, vorremmo fosse appunto il simbolo di questa operazione di restituzione del patrimonio del complesso e anche di rilancio dello stesso in vista di Parma 2020. Si tratta ovviamente di uno dei tanti riallestimenti su cui stiamo lavorando, perché è necessario che da qui alla fine dell'anno la Pilotta riesca a portare avanti dei lavori profondi di restauro e anche di riqualificazione dei suoi spazi museali per presentarsi con il volto che si deve all'appuntamento che ci aspetta a gennaio 2020.